Le gole del torrente Corleone o canyon di Corleone costituiscono un canyon naturale nel territorio di Corleone, per l'appunto. Sono formate dal torrente di Corleone, affluente di sinistra del Belice Sinistro, che prima dell'ingresso nell'omonimo paese ha scavato nei secoli un breve ma tortuoso canyon, tra alte pareti stratificate composte da rocce calcaree. Al termine della gola, il canyon compie un salto di circa 10 metri, formando la Cascata delle Due Rocche, dedicata per l'appunto alla Madonna delle Due Rocche. Comodamente seduti su massi squadrati, all'ombra di gelsi, noci e frassini, si può osservare il suggestivo spettacolo della cascata. Il salto dell'acqua del torrente ha con la sua azione erosiva formato una pozza ampia tra rocce calcorenitiche. Dall'acqua schiumosa, infatti, si alza un notevole vapore che il sole trasforma in arcobaleni scintillanti. Ma osservando bene le pareti, si notano i resti di un'antichissima acquedotto fenicio, come vedete dall'immagine. E grazie a questo breve tour in cui avete visto in tutte le angolazioni la cascata delle Due Rocche, potete così gustare con gli occhi la meraviglia di questo paesaggio. Tra aride valli dell'entroterra siciliano non ci si aspetta mica di vedere delle cascate. Il momento migliore per godere della cascata delle Due Rocche è per l'appunto il periodo invernale.